ricordiamo da Lui, il Padre della vita. Oggi siamo qui in preghiera anche perché la vita di questi piccoli possa avere un futuro di uomini e donne fatti con una spina dorsale solida, che vuol dire con valori, con coscienza, che vuol dire con prospettive di bene per il loro futuro. Voi vi siete impegnati perché ci siano strutture che diventino luoghi di educazione. Dall'alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Evidentemente in collaborazione sempre anche con chi ha responsabilità in campo civile, in campo amministrativo. Ringrazio anche il Signor Sindaco e le altre autorità qui presenti. Sono un segno di questo intreccio, di questa rete di collaborazioni che consente di poter andare avanti con fiducia. Oggi dobbiamo caricarci di fiducia e la fiducia è fatta anche proprio di questa corresponsabilità, di questo assumersi ognuno un titolo di onore, perché quello che abbiamo letto nella prima, nel libro del Deuteronomio possa essere costantemente mantenuto anche nel nostro cammino futuro. Per la nuova opera educativa sorta della nostra parrocchia.
perché tutti noi ci sentiamo corresponsabili di questa azione formativa. In particolare preghiamo per le persone che sono impegnate nella formazione dei piccoli, perché attraverso l'autenticità e la trasparenza della loro vita facciano emergere i valori umani e cristiani che essi già possiedono in germe. Preghiamo. Che sia del tutto piacevole o no? Ecco,
questo è un luogo che deve essere da parte dei piccoli, perché per loro è stato costruito, riempito di gioia, ma un luogo nel quale anche possono convenire, devono convenire le famiglie per trovare la gioia della vita, la gioia del far crescere e del veder crescere i propri figli, secondo il desiderio che ogni papà e ogni mamma porta dentro il proprio cuore. Credo possa essere anche la gioia dei nonni, perché i nonni riprendono un'altra energia nella vita accanto ai propri nipoti, e qui ce ne sono già in carrozzina e altri che si muovono con molta libertà, e credo che questo sia il segno più bello che possiamo costantemente ammirare. E auguri per loro e auguri al papà e alle mamme. La mia preghiera è perché ogni famiglia della comunità cristiana di Tamai, ma tutte le famiglie del territorio, del comune, che usufruiscono di questa struttura, possano sentirsi sempre a casa propria. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci riunisce nel tuo nome. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rinnovo il mio saluto al Signor Sindaco, a tutte le altre autorità, agli altri sindaci qui presenti. Adesso vado a rischio di... che già ho espresso. E l'invito a continuare a dare segni di volontà tenace e di desiderio di rendere sempre più il volto di questa comunità che si prepara a celebrare i 100 anni. Ecco, una comunità che ha un'età come parrocchia, perché tutto sommato è una parrocchia ancora giovane, perché oggi arrivare a 100 anni siamo ancora giovani, va bene? Ecco. Infatti la comunità dà segni di freschezza, perché non è una comunità che restaura, ma è una comunità che amplia. E allora auguri per il futuro. Siamo qui a inaugurare oggi una struttura che è stata voluta fortemente dal parroco, ma sostenuta dalla comunità intera. Questa opera è stata voluta proprio perché c'era un'esigenza sul territorio ed è venuta dalla base, e i consigli parrocchiali non hanno potuto sottrarsi a questo impegno, e assieme, tutti assieme, dal consiglio per gli affari economici ma anche al pastorale, abbiamo portato avanti questa iniziativa che dobbiamo dire è stata realizzata in tempo di record, eccellenza. Buongiorno a tutti, all'eccellenza signor Vescovo, che oggi è venuto qui a celebrare Tamai, un paese riunito con un sentimento forse di orgoglio oggi, quello che ci porta qui a inaugurare quest'opera che è l'asilo.